Ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Rock Guitar World. Oggi parleremo della tecnica del tapping. Questa tecnica, resa famosa negli anni 80 da Edward Van Allen, è una delle tecniche chitarristiche più innovative e spettacolari di quest'ultimo ventennio. Le grandi possibilità musicali che questa tecnica offre e la semplicità di esecuzione hanno fatto sì che il tapping diventasse una delle tecniche più diffuse tra i chitarristi rock. Grazie a questa tecnica, con un po' di impegno, saremo in grado di fare cose che con una normale tecnica di plettro non sarebbe possibile fare. Andiamo a vedere subito qualche esempio dal DVD del mio libro Rock Guitar World riguardo le forme di base del tapping. Quello che abbiamo visto negli esempi sono le forme cicliche basilari del tapping. Le forme cicliche del tapping sono due. Le note da suonare sono sempre le stesse, cambia solo l'ordine in cui vengono suonate e quindi la diteggiatura. Vediamo nel dettaglio come si esegue questa tecnica. Abbiamo visto come si eseguono le forme base del tapping. Vediamo ora, in questi esempi, come si possono sviluppare le forme fondamentali. Lo sviluppo delle forme fondamentali ci permette di iniziare a vedere un'applicazione molto pratica del tapping, cioè il tapping applicato alle scale. Guardiamo questi esempi. Il tapping è una buona tecnica per dare fluidità alle scale. Facciamo un piccolo esempio utilizzando la scala pentatonica.
scale. Facciamo un piccolo esempio utilizzando la scala pentatonica di Mi. Utilizzeremo la scala di Mi con le note successive della sua scala, in questa maniera. Possiamo anche utilizzare porzioni di scala. In questo caso, utilizzando la seconda forma della scala pentatonica di Mi, con la prima, facciamo questo piccolo esempio. Questo ci permette di poter unire degli intervalli molto distanti tra loro con estrema semplicità e fluidità. Ovviamente questo concetto si può applicare a tutte le scale di vostra conoscenza, ottenendo a volte dei risultati molto funzionali e anche spettacolari. Siamo arrivati al termine di questa prima parte dedicata al tapping. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto sempre qui su linearock.it per la seconda parte di questa puntata sul tapping, dove vedremo come si possono ottenere numerosi ed interessanti effetti sonori. Non mancate! Ciao!